Uber, i complimenti da parte dell'allenatore, i complimenti anche da parte nostra a tutti quanti perché avete disputato una partita gagliarda in una condizione fisica certamente non ottimale, insomma sono tanti gli infortuni, anche tu mi stavi dicendo che non è che stai benissimo, un 20-18 tiratissimo che comunque mantiene Macerata là a meno 3. Sì, ma diciamo che oggi potevamo chiudere prima, potevamo anche perdere, però sono tante cose che succedono in questo momento, dobbiamo gestirle e poi alla fine faremo i conti. Però sono, secondo me durante questo campionato abbiamo regalato troppi punti, poi dopo, alla fine, solo alla fine del campionato che contiamo i bue, no? Quindi alla fine, senti, alla fine vedremo. Ci sono tante cose che non funzionano in questo momento, cioè che cosa che non funziona? Non state bene fisicamente, chiaramente siete stanchi, eccetera. No, ma la stanchezza non è che tutte le partite possiamo sempre dire la stanchezza, no. Ogni tanto alcuni sbagliano, poi... Secondo me oggi Vibo ha fatto una bella partita anche senza Simeonov, pensa te. Io non c'è niente da dire, sono un giocatore, oggi avevo male alla coscia, potevo anche non giocare, però alla fine una partita si deve sempre giocare. Io non sono uno che vuole riposarmi per non giocare, però alla fine anche io sono molto stanco e potevo farmi anche male, rischiare, però le partite sono fatte per giocare.